Ho protocollato in Consiglio Comunale l'interrogazione sull'hospice pediatrico a Fano perché a seguito di un'interrogazione discussa in Consiglio regionale dalla consigliera del Movimento 5 Stelle, Marta Ruggeri, l'assessore ha risposto in maniera abbastanza evasiva. Ha tranquillizzato a parole, ha detto che è partita la procedura per la progettazione per l'affidamento della gara d'appalto e ha detto che sarebbe partita nelle prossime settimane, già sono passati un paio di mesi. Ma questo è un argomento regionale, appunto lo curerà per noi del Movimento 5 Stelle Marta Ruggeri. In Consiglio Comunale invece vogliamo approfondire la questione che è stata posta sulla stampa, sempre dall'assessore Baldelli, ovvero dove affermava che occorre una variante urbanistica per poter iniziare i lavori e la progettazione di questo hospice pediatrico. Ho appurato che questa cosa è sicuramente vera, perché in questo momento l'ospedaletto risulta come zona residenziale, perché a suo tempo era stata fatta una precedente variante opposta. Per cui questa interrogazione, dato che il centrodestra e anche il sindaco Sir Filippi in campagna elettorale si sono molto spesi sull'hospice pediatrico, e dato che questa battaglia è sempre stata una battaglia che è stata portata avanti da tutti i cittadini fanesi, in seguito anche all'impegno della Fondazione Maruzza, e noi come Movimento 5 Stelle ne abbiamo parlato sia in Consiglio Comunale che in Consiglio Regionale, appunto con Marta Ruggeri, io voglio sapere dal sindaco a che punto è l'iter per questa variante, perché se questa variante non viene effettuata, tutta l'iter burocratico per l'hospice pediatrico a Fano non può assolutamente partire. Per cui fino adesso sono state delle belle parole, sono state delle promesse, però di fatto ancora non è stato fatto niente. È vero che sono stati inseriti questi soldi nel piano triennale delle spese della Regione Marche e su questo, ripeto, vigilerà la Ruggeri. Noi in Consiglio Comunale vogliamo sapere se questa variante è nell'orizzonte di quelle che sono le prossime iniziative, perché senza questa non si può realizzare niente. Poi magari in futuro si potrebbe parlare anche di una RSA pediatrica, ma questo è un altro discorso. Intanto è fondamentale sapere in Consiglio Comunale se la variante è stata effettuata. E allo stesso modo queste attenzioni verranno portate avanti in Consiglio Regionale da Marta Ruggeri.